qualche mese fa abbiamo ricevuto un invito che è partito proprio dall'Università di Vilnius, da Rimantas Velnikus, che è il responsabile delle attività teatrali dell'Università Lituana di Vilnius, che invitò espressamente Universo Teatro. Loro erano stati ospiti qui due edizioni fa, con un bel lavoro, I Hamlet si intitolava, e diciamo che loro hanno voluto ricambiare la cortesia, che poi non è assolutamente una cortesia, noi i testi, gli spettacoli che scegliamo, come sceglie Ugo Gregoretti, e quindi è solo un fatto di qualità. Però loro qualche mese fa ci arrivò una mail e ci invitavano a questo festival con due richieste. La prima era che dovevamo mettere in scena qualcosa di teatro tradizionale italiano. L'altra, se potevamo effettuare anche un workshop o qualcosa che fosse teorico-pratico da affiancare alla Esporre le negatività è qualcosa che forse, tra virgolette, fa vendere di più e sicuramente fa più notizia. Però in un momento così difficile per il nostro paese e dunque anche per la nostra città, che ahimè non sfugge alla regola, evidenziare che qualcosa di positivo accade, qualcosa che è rivolto al futuro, perché vedere dei giovani che vanno in scena e si preparano per mesi per esporre degnamente il nome della nostra città e addirittura del nostro paese, perché Universo Teatro, la compagnia di Universo Teatro, rappresenterà l'Italia a questo festival internazionale molto importante. È qualcosa che secondo me va incoraggiato. La nostra città ci hanno conosciuto, adesso c'è la fase B e non è la prima occasione, per la verità. C'è la fase B, cioè significa che noi cominciamo ad esportare tramite un nostro evento, appunto Universo Teatro, la città di Benevento. E neanche in questo caso parliamo di una cosa che è successa per la prima volta, perché nella realtà la città di Benevento, da quando il premio Strega si lega da pochissimi anni, questo è il quinto anno, che si lega alla città di Benevento, il premio Strega, noi abbiamo portato la nostra città presso gli istituti teatrali di cultura, cioè presso le nostre ambasciate, quindi tramite il nostro Ministero degli Esteri, abbiamo rappresentato l'Italia grazie al premio Strega. Ma il premio Strega